La città di Salerno si trasforma in un luogo fuori dall'ordinario, ai confini con la realtà. Ritorna Salerno in Fantasy, la 3 giorni di convention interattiva dedicata al mondo del fantastico, dove il pubblico diventa protagonista e viene catapultato in veri e propri scenari da film, per sentire sulla pelle il brivido dell'avventura e l'emozione dei più celebri videogames. Giunto ormai alla sua terza edizione, Salerno in Fantasy 2015 offre una moltitudine di attività: tornei, conferenze, spettacoli, esibizioni di scherma storica ed arti marziali e la possibilità di provare gratuitamente tantissimi videogiochi. Il tutto con uno sguardo all'interattività del futuro e alla sua prossima evoluzione. Dal 3 al 5 luglio la Kermesse Pop Fantasy, la prima del Sud Italia, approda nel cuore di Salerno. Difatti, due sono le location scelte per l'occasione: la Villa Comunale e il Palazzo Fruscione, luoghi situati al centro della città e ricchi di bellezza e storia. Tantissimi anche gli ospiti e gli artisti che si susseguiranno nel corso dell'evento, con workshop e dimostrazioni. Disegnatori, doppiatori, fumettisti e registi accompagneranno il pubblico in questo viaggio fantastico. Appuntamento al 3 luglio dunque, per scoprire la Salerno in Fantasy dei nostri sogni. L'idea è nata come un po' tutte le idee di questo settore, un po' per caso, e soprattutto nasce da una passione, quella che è la passione per l'universo fantasy che lega me e i ragazzi dello staff. Noi da anni giocatori di giochi da tavolo, videogames e così via, abbiamo pensato di creare un contenitore, il Salerno in Fantasy, al quale abbiamo dato un nome anche abbastanza innovativo, cioè convention interattiva, parte conferenze e parte interattività con giochi dal vivo. Per questi 3 giorni di manifestazione, cosa il pubblico deve aspettarsi? Di essere totalmente rapiti. Il pubblico del Salerno in Fantasy viene rapito all'interno di attività dedicate all'universo fantasy. Deve aspettarsi di poter giocare, deve arrivare alla manifestazione la mattina o il pomeriggio e non andarsene più, perché deve provare tutte le attività che i nostri partner, oltre 35, proporranno, da giochi da tavolo. Ci sarà la Lego Italia con questi diorami Lego enormi, mostre del fumetto, mostre di scultura, scultura live, disegno e così via. Assessore, cosa significa per Salerno, per la città di Salerno, questa manifestazione che ormai è giunta alla terza edizione, quindi è un successo assicurato? Sì, è un genere, quello del fantastico, si chiama Salerno in Fantasy, che riscuote un successo insospettabile per persone della mia generazione. In realtà c'è un pubblico giovanile interessatissimo, non a caso noi abbiamo 2 iniziative di questo genere che si svolgono nel corso dell'anno in città, entrambe partecipatissime. Salerno in Fantasy alla terza edizione ha cambiato per 3 volte il luogo, quest'anno si svolge tra Palazzo Fruscione e la Villa Comunale, dunque 2 spazi importanti e strategici che affidiamo alla responsabilità di ragazzi che hanno dimostrato una maturità, una professionalità e una passione formidabile. Per il resto lo abbiamo collocato all'inizio di luglio, in coincidenza con la Notte Bianca, anche a caricare di eventi e una concentrazione di iniziative questo fine settimana per accrescere la capacità attrattiva e turistica della città.